Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del Signore Oscuro, di colui che non deve essere nominato, di Lord Voldemort, e vedremo insieme cosa sia effettivamente successo al suo corpo dopo la sua morte. Una cosa che ci tengo subito a sottolineare è che questo video si concentrerà principalmente sui libri, poiché nei film il corpo di Voldemort si disintegra semplicemente nel nulla. Un risultato del tutto incoerente con gli eventi del libro. Non molto prima della sua morte, Voldemort e Harry ebbero il seguente scambio di battute nella sala grande. «So cose che tu non sai, Tom Riddle. Io so molte cose importanti che tu non sai. Vuoi sentirne qualcuna, prima di commettere un altro grosso errore?» disse Harry. «È di nuovo amore? La soluzione preferita da Silente? L'amore? Che secondo lui sconfigge la morte? Allora cosa ti impedirà di morire quando ti colpirò? Se non sarà l'amore a salvarti questa volta, devi credere di avere una magia che io non ho, oppure un'arma più potente della mia», aggiunse Voldemort. «Credo entrambe le cose», concluse Harry. E dopo la tanta attesa schermaglia finale tra Harry e Voldemort, quando quest'ultimo venne finalmente sconfitto da Harry, la sua forma corporea non si frantuma in mille pezzi e non svanisce nel nulla. Anzi, non succede nulla di speciale. Voldemort è ridotto a un cadavere come chiunque altro. E credo che sia il finale perfetto. Voldemort, infatti, ha sempre visto la morte come pura debolezza, un destino riservato a chi non è importante e chi non ha potere. Penso che il modo in cui la sua morte viene rappresentata nel libro sia piuttosto interessante, perché era così semplice e banale. Spostarono il corpo di Voldemort e lo deposero in una camera fuori dalla sala, lontano dai corpi di Fred, Tonks, Lupin e altri 50 che erano morti combattendo contro di lui. Quindi, dopo essere stato spostato, che ne è stato del cadavere di Voldemort? Dove è andato a finire? Beh, una cosa che i film non hanno menzionato per niente è stata la camera di riposo di Lord Voldemort, una camera segreta situata all'interno di Hogwarts dove è stato conservato il suo corpo. Non sono state rilasciate informazioni sulla posizione esatta di questa camera, se non che si trovava fuori dalla sala grande. Una distinzione importante da fare qui è che quando Voldemort morì, la sua anima e il suo corpo subirono destini molto diversi. Mentre il corpo fisico di Voldemort poteva sembrare in pace e in riposo, la sua anima era destinata al tormento. Voldemort ha sacrificato la sua anima in innumerevoli occasioni, facendo di tutto per raggiungere il suo obiettivo di immortalità. Durante la sua vita ha commesso atrocità una dopo l'altra, uccidendo persone per creare Horcrux, o persino uccidendo e bevendo il sangue di un unicorno. Un atto così vile che chi lo beve è destinato ad avere un'esistenza maledetta. Come vedete, l'anima di Voldemort non ha mai potuto riposare, e per la vita che ha scelto ha dovuto pagare il prezzo più alto, un'esistenza nel limbo. Per chi non lo sapesse, il limbo è uno stato in cui non si è né vivi né morti, un luogo in cui nessuno può veramente riposare. Il limbo è spesso percepito come un luogo dimenticato, un luogo che, curiosamente, avrebbe ricordato molto bene gli anni della formazione di Voldemort, quando venne lasciato all'orfanotrofio. Molte religioni e culture diverse vedono il limbo in modo diverso, tuttavia un aspetto è coerente in tutte. Non è un luogo in cui si vorrebbe essere. Alcuni ipotizzano che il limbo sia il luogo in cui una persona, appena deceduta, può fare una scelta, passare all'aldilà o tornare nel mondo come fantasma. Tuttavia, J.K. Rowling ha confermato che Voldemort, poiché aveva distrutto tutta la sua anima con gli Horcrux, sarebbe rimasto permanentemente bloccato. Una cosa è certa, Voldemort ha pagato il prezzo più alto per i suoi crimini, una vita a metà di tormenti eterni. E questo è tutto per il video di oggi. Voi sapevate cosa era successo a Voldemort dopo la sua morte? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e come sempre, grazie a tutti per l'ascolto.